Presidente, allora io voglio far presente questo aspetto che riguarda la città storica, che è la sua immagine che nessuno ha mai cercato di infrangere perché è piena di memorie storiche. Da Sisto V che ha deciso di lastricare il nuovo piano di Roma, delle strade più importanti che collegavano la Roma del Cinquecento con i Sanpietrini. Allora, i Sanpietrini ormai sono parte dell'immagine della città storica, che è un'immagine che nel mondo si proietta come immagine della città. Perciò affidare alla pavimentazione a pietra della città anche un elemento importante della storia della città e della sua, appunto, ripeto, immagine nel mondo, non è una spesa inutile, ma un investimento, questo voglio dire. Nessuno, diciamo, quando hanno ammodernato la città, ci sono andati col piccone sui tetti di Borgo Pio. Oh, neanche lui si è mai sognato di chiedere la rimozione della pavimentazione a Sanpietrini, questo voglio ricordare. Quindi quando è stato demolito il tridente di Borgo Pio, tutto poi a livello della pavimentazione è rimasto uguale. Quindi noi dobbiamo essere i testimoni, gli eredi, quelli che a un certo punto decidono di non spendere, ma investire nella manutenzione di questa pavimentazione. E perché infatti nella delibera di rimozione dei Sanpietrini non si tiene in conto del costo che sarebbe elevatissimo di rimuovere questo tipo di pavimentazione e quindi il costo che poi nel 2000 Rutelli aveva pensato di ottemperare a Borgo Pio, di compensare con la vendita del Sanpietrino. Quindi queste cose a noi abborrono, non ci vogliamo neanche pensare, e il centro di Roma non è una porzione di città dedita all'attraversamento dei mezzi, quindi manutenzione, mezzi, mobilità su ferro che sta nel programma e si sta attuando la realizzazione di linee su ferro a Via Nazionale, a Via 24 Maggio e poi per arrivare alla stazione San Pietro. Quindi io confido nel fatto che nel futuro si possa mantenere sia una mobilità sostenibile che una pavimentazione a San Pietrino. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Non ci sono...